Dal fallimento alla rinascita, dalle delusioni e le emozioni di una stagione che rimarrà per sempre fissa e indelebile nei cuori dei tifosi biancorossi. Che storie labari di Mirko Cafaro e Cristiano Carriero non è un libro sul calcio, ma un volume che descrive una perfetta storia d'amore. 25 racconti di giornalisti, tifosi, semplici amanti sportivi, accomunati dalla passione calcistica e travolti in pieno, come l'intera città, dalla favola Bari. Siamo riusciti nell'intento di mettere sulla carta quelle che erano le sensazioni di 25 persone. Sono tante forme d'amore che siamo riusciti a rappresentare in 25 modi diversi, che poi, come ho scritto anche nella prefazione del libro e nell'introduzione del libro, è un po' un'orchestra che ha suonato uno spartito simile, pur essendo strumenti diversi. Ci siamo definiti tifosi nell'appendice del libro, in cui c'è la presentazione di ognuno di noi. La cosa particolare è che ognuno ha una storia diversa. Basterebbero i due record opposti conquistati dal Bari a descrivere il campionato dei Galletti: quello per il minor numero di spettatori in Bari-Modena, 936, e quello per il maggior numero di presenze in Bari-Latina, 50.895 spettatori. Una stagione che, nonostante tutto, rimarrà nella storia. Speravamo in un altro finale, però è finita così. Il Bari non è andato in Serie A, ma proprio per questo il ricordo resta ancora più forte di quello che è successo. La definirei, come qualcuno l'ha definita, una favola imperfetta. Ed è bella proprio perché è imperfetta. I racconti di Che storie labari stanno riscuotendo ampi successi. Pubblicato prima in versione ebook, il libro in soli 3 giorni è diventato il più letto nella sezione calcio di Amazon e sugli scaffali si è aggiudicato il primato della classifica delle vendite nelle librerie baresi. L'autore Mirko Cafaro racconta come è nata l'idea di scriverlo. Un messaggio, gli ho detto: non possiamo non raccontare questa stagione incredibile, perché se ci pensate sono tante stagioni in una. E Cristiano mi ha fatto un po' penare perché mi ha risposto dopo 4 ore e mezza, però mi ha risposto già con le idee chiare, e da lì, dopo la scintilla, è partito questo fuoco che è divampato e ha coinvolto tantissime persone e adesso anche un po' la città. E la ciliegina sulla torta è stata posta dal presidente Gianluca Paparesta, che ha lasciato trasparire nella parte introduttiva del libro le proprie emozioni e le passioni condivise da una città che è tornata a sognare in grande. Una stagione ricca di colpi di scena, ricca di momenti di prima di amarezza, di delusione, e poi di grande entusiasmo. È la dimostrazione che anche nei momenti di delusione, quando c'è l'entusiasmo e c'è la passione, si superano con grande signorilità, con grande stile. Quindi il Bari ha dimostrato nelle ultime partite che anche nel momento di difficoltà e di delusione si è andati avanti per un progetto serio e importante. L'artefice della rinascita è questa città, non è Gianluca Paparesta.